casa, cibo e trasporti. Sono le voci delle cosiddette spese obbligate calcolate dalla CGIA, Associazione Artigiani di Mestre, in uno studio utile ad aiutarci a comprendere ulteriori evidenze del nostro quotidiano, nel segno delle crescenti difficoltà che la situazione congiunturale comporta. Queste spese, definite appunto obbligate, nell'ottica di una famiglia media italiana, costituiscono oggi oltre il 59% della spesa media, articolabili in copertura costi carburante per mezzi di trasporto, manutenzione casa, pagamento bollette e ovviamente acquisto dei beni alimentari necessari a vivere. Costi che rispetto al più recente passato, tra il 2021 e il 2022, sono lievitati a persona di oltre 170 euro, mentre le altre, spese cosiddette complementari, si sono arenate, congelate, ovvero l'impegno finanziario medio per abbigliamento, calzature, mobili, ristorazione, istruzione, cura della persona e tempo libero, si stima che per la famiglia media italiana non abbia comportato mensilmente una spesa superiore agli 815 euro, con pesanti ripercussioni sulla sopravvivenza delle attività artigianali e commerciali di piccole dimensioni. È al nord-est, nella provincia autonoma di Bolzano, la maggiore incidenza della spesa, arrivata a 3.116 euro a nucleo, mentre nella provincia autonoma di Trento, terza dietro la Lombardia in questa classifica nazionale, il contributo è salito a 2.791 euro. Le bollette, alla voce abitazione, incidono per il 54%, la spesa dedicata a pane, carne e latte per il 50%, alla voce spesa alimentare e bevande analcoliche, il costo di carburanti e pedaggi per il 53%, alla voce trasporti. A causa dell'inflazione anche in Veneto spendiamo di più, portiamo a casa meno beni, la gran parte della spesa, quella per cibo, carburante e bollette, la facciamo per vivere, per raggiungere e tornare dai luoghi di lavoro. Ormai la spesa obbligata sfiora il 60% di quella totale e questo nuovo stile di vita, imposto in particolar modo dal rincaro dei prezzi della benzina e del gas, sta avvantaggiando la grande distribuzione e il commercio online, a scapito dei piccoli negozi di vicinato e delle botteghe artigiane.